Benvenuti a questo speciale class CNBC dagli studi di Londra. Di CNBC Europa, oggi il nostro gradito ospite Nicolas De Santis, presidente Gold Mercury International. Nicolas, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie Angela. Situazione allora abbastanza seria per quanto riguarda la possibilità di una cosiddetta Brexit, possibilità di un'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna. I sondaggi danno effettivamente un testa a testa, anzi sono alcuni sono anche favorevoli o comunque però appunto uscita. Com'è il quadro? Siamo a 6 settimane da questo referendum, la situazione sembra essere davvero molto seria, come detto. La situazione è seria perché se tu vedi le varie statistiche, i polls che ci sono, alcune vince il campo che vuole rimanere dentro l'Unione, alcuni vince l'altro. Il problema che abbiamo vero è il giorno del referendum, se c'è un low turnout, se poca gente va a votare, quello va a uno svantaggio molto grande del pro-EU camp. E questo è uno dei problemi che io vedo del referendum. Anche che ci sia però un turnout molto basso, nel senso in Inghilterra in genere non c'è il grosso problema del non andare a votare. In questo momento quello che sembra essere il grosso problema è che ci sono alcuni indecisi che potrebbero poi essere quelli che decidono proprio quello che è il risultato di questo voto, Nicola, se è così. Beh, c'è molta parte indecisa e molti di questi prenderanno una decisione forse il giorno prima del referendum, però se giochiamo sugli indecisi perderemo il referendum. Secondo me per vincere e per rimanere dentro l'Unione Europea abbiamo bisogno di andare e creare un po' più di passione sul progetto europeo. Quello che succede è che c'è molta passione nel Brexit camp, sono molto appassionati di quello che fanno per uscire dall'Unione Europea, invece il campo pro-europeo non ha tanta passione. Come mai questo? Perché come tu sai da anni diciamo che c'è un problema di identità europea, del brand europeo, la gente non capisce l'Unione Europea. L'Unione Europea è veramente un concetto complesso da capire. Come puoi vedere da tutte le informazioni e news che escono del referendum, ci sono tematiche molto complesse, dalla strategia del progetto di agricoltura europeo, della pesca, di quanto costa per ogni casa inglese di pagare extra se usciamo. Sono tematiche non molto di passione e la gente, io credo che ormai ha già preso una decisione di rimanere o di uscire, e a meno che mettiamo la parte della passione dentro il progetto europeo, secondo me perderemo il referendum. Questo è un punto molto molto importante, anche perché poi stanno provando alcune delle grandi aziende, perché sappiamo che soprattutto Londra, ma comunque la Gran Bretagna, che è anche un paese che sta andando molto bene a livello europeo, è il migliore quanto a crescita, quanto a tenere comunque d'occhio un'inflazione che rimane bassa anche qui, ma non troppo bassa come negli altri paesi, eccetera. Però adesso appunto si comincia a vedere proprio i risultati di questa incertezza. Dicevamo, una Gran Bretagna che comunque si è costruita una storia sull'immigrazione, l'immigrazione buona per tutti quelli che sono appunto i cittadini dell'Europa che sono venuti qui a lavorare, a costruire qualcosa, e moltissime aziende vengono da fuori. Cosa cambierebbe per queste aziende? Cosa cambierebbe per questi cittadini se la Gran Bretagna dovesse uscire? Beh, questi cittadini sono persone come te o come io, certo, che siamo qui e adesso ovviamente non è che ci potranno cacciare quando viene lei, perché si crea un problema istituzionale nazionale, europeo, dei diritti umani e poi anche dei diritti che verranno dopo che il primo ministro mette in effetto l'articolo 50, che molta gente dice che anche se c'è il referendum e votano di uscire, quando metteranno in effetto questo articolo? Se lo fanno il giorno dopo si creano un problema, secondo me aspetteranno a capire le conseguenze. Cerchiamo però di spiegare anche ai nostri telespettatori che in Italia non seguono proprio da vicino, sì, quello che sta succedendo. Cos'è questo articolo 50 e cosa potrebbe veramente accadere, Nicola? Beh, l'articolo 50 è l'articolo che c'è nei trattati dell'Unione Europea che non è mai stato usato, che permette a un paese di chiedere di uscire dall'Unione Europea. Questo articolo non è mai stato usato, sarebbe la prima volta che è stato usato, e ovviamente ha delle ripercussioni molto grandi, in quanto riguarda che quando tu dici, cioè quando dai all'Unione Europea il messaggio che vuoi uscire, mandi la lettera dell'articolo 50, c'è il finimondo, perché
vuol dire che devi incominciare a disinnescare tutto quello che esiste tra l'Inghilterra e l'Unione Europea. Che da oltre 40 anni, come ben sappiamo, perché è una storia cominciata nel 73, non come l'Italia, che è proprio stato uno dei paesi fondatori di questa Unione Europea, cos'era il 58 se non sbaglio, però la Gran Bretagna comunque è dentro l'Unione Europea dal 73, quindi parliamo ovviamente di oltre 40 anni di storia, e ormai tante cose sono totalmente amalgamate, non tutte, ma moltissime. Beh, secondo me quello che succederà è come un divorzio che va male. Allora, secondo me, quando ti rendi conto dei costi del divorzio, dei costi di tutto quello che devi fare per uscire dal relationship, secondo me faranno anche un secondo referendum, perché si renderanno conto che non è così facile uscire da questa relationship. E, Obama è appena venuto, il presidente degli Stati Uniti, a dire per favore non uscite dall'Unione Europea. Secondo me tra un po' uscirà la regina d'Inghilterra, che dirà anche un messaggio di rimanere, perché rimane solo lei adesso per dire l'importanza che ha anche per la monarchia di rimanere dentro l'Unione Europea. È anche vero che la posizione della monarchia in genere è proprio quella di essere totalmente obiettiva, quindi non prendere parti, totalmente imparziale. Pensate davvero che appunto la regina possa intervenire in tutto questo? Effettivamente poi la regina avrebbe comunque molto più peso di quanto non ne ha avuto Obama. Obama sicuramente ha un peso importante, però in alcuni casi è stato anche visto come un introdursi in cose non necessariamente sue. Questo per alcuni versi anche backfired, diciamo, no? Beh, secondo me dobbiamo capire che il referendum che succede in the United Kingdom, qui nel Regno Unito, non è un referendum del Regno Unito, perché ha un'influenza molto grande sul resto dell'Europa e nel mondo. Per questo io lo chiamo che è un referendum globale, che per questo Obama è venuto a dire se quello che tu fai nel tuo paese avrà delle grandi implications. Certo. Su NATO e su quello che succede negli Stati Uniti. Per questo il referendum, anche se è un referendum nazionale del United Kingdom, ha un impatto globale. Questo è verissimo, Nicola, se mi perdoni se la interrompo, sì, ma no, l'ho sottolineato certo. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha detto ci può essere addirittura un rischio sistemico a livello globale se la Gran Bretagna esce, il che è verissimo. Dall'altro lato, pensate veramente che il messaggio sia stato davvero accolto, capito fino in fondo dal cittadino britannico che vive nel piccolo paese, diciamo nel nord dell'Inghilterra, eccetera, quindi non necessariamente nella capitale, ma che si vede arrivare comunque nel suo paese tanti immigrati, perché poi il punto principale, purtroppo dobbiamo dirlo anche qui, è l'immigrazione, non quella del laureato che viene qui con un buon lavoro e paga le tasse qui, ma quella dell'immigrazione, diciamo, povera. È questo quello che un pochino sta preoccupando, più di tutto sta preoccupando i cittadini britannici. Sai, io ho una teoria sul referendum. Sai che in Germania l'ultimo referendum che hanno fatto fu nel 1933 e fu il referendum che ha messo Hitler nel potere. Da allora non hanno fatto più referendum. Perché i referendum, secondo me, hanno un pericolo molto grande nel riguardo che un cittadino che può votare in un referendum soprattutto lo fa per passione e non per i dettagli della tematica che si sta votando. È un pericolo. E questo, secondo me, è un referendum puramente di passione. Assolutamente. Questo è il grosso problema. Esatto. La Gran Bretagna può uscire solamente se si vota con un voto di passione, perché se si vota in maniera razionale lo sanno tutti che i problemi saranno grandissimi, i problemi saranno per il resto d'Europa, saranno forse per il resto proprio del mondo, ma naturalmente soprattutto per la Gran Bretagna stessa. Si parla addirittura di un calo del PIL di oltre il 6%, un PIL che sta crescendo, è cresciuto fino al 2-3% nei mesi scorsi, adesso potrebbe arrivare a scendere del 6%, i tassi potrebbero schizzare, la sterlina potrebbe crollare, insomma sarebbe effettivamente per i cittadini britannici poi un grossissimo colpo da cui sarebbe difficile veramente riprendersi. Non è più la crisi del 2008-2009, è una crisi endemica, possiamo proprio chiamarla endemica in questo caso, Nicolas, sarebbe? Sì, guarda, il voto, ormai manca solo il Papa a venire qui a dire di rimanere. Obama è venuto, sono venuti tutti i leader più importanti di business, dicono di rimanere.
La maggior parte dei partiti politici, eccetto UKIP e parte del partito conservative, dicono di uscire. Ma abbiamo molto più peso dalla parte di rimanere che di uscire. Il problema, di nuovo, è la passione. E se tu non hai passione per l'Europa, magari non vai a votare il giorno del referendum. Allora, io spero che in questi 48 giorni che rimangono ci sarà molta più campaign dalla parte del pro EU, del pro rimanere nell'Unione Europea, per creare questa passione. Io partecipo in questi meeting del pro EU camps e continuo a dire che non possiamo continuare a parlare di data, di quanto costa la EU, bisogna andare a parlare veramente della guerra, che l'Unione Europea ha fermato la guerra, la gente non parla di questo, che i Balcani non sono ancora così così safe come si pensa, lì può scoppiare di nuovo una guerra. La Serbia adesso ha confermato la sua intenzione di entrare nell'Unione Europea, perciò l'Unione Europea continua a trarre paesi che erano in conflitto e continua a essere un grande portatore di pace in tutta l'Europa e porta stabilità in Europa. E la Turchia adesso, come stai vedendo, è un question mark, per capire da che parte va la Turchia. Adesso abbiamo avuto Davutoglu che se ne sta andando per problemi che ha avuto con Erdogan, e magari tutto questo trattato sull'immigrazione che abbiamo fatto con l'Unione Europea e Turchia magari non va avanti. Tutto questo crea instabilità nei mercati, come hai potuto vedere. Certo. Che cosa fa la Turchia adesso? La Turchia ha bisogno di investimenti continui esterni per continuare a andare avanti. Cioè c'è un ambiente molto pericoloso in tutta la regione. Di grande tensione, poi tra l'altro, come diciamo anche nell'Europa, non dimentichiamo che poi 3 giorni dopo il referendum qui in Gran Bretagna ci saranno anche le elezioni appena indette da Re Felipe in Spagna, quindi il 26 di giugno, un altro rischio comunque, anche perché c'è un'instabilità politica che va avanti da molto tempo anche in Spagna, senza dimenticare che in Spagna ci sono proprio i focolai, no, della Catalogna eccetera, per cui sì, anche quello poi creerebbe un precedente. Come si è arrivato a questo punto, a questo forte feeling, questo forte sentimento anti-europeista, questa veramente possibilità di disgregazione di Europa? È molto semplice, io dico sempre che è una crisi di identità. I catalani hanno una crisi, gli spagnoli hanno una crisi, gli italiani hanno una crisi, in Turchia hanno una crisi di identità. In Turchia, per esempio, vogliono essere più verso l'Islam o vogliono essere più verso l'Europa? In Spagna come la guerra civile continua a uscire come un problema di identità. I catalani si sentono indipendenti, in Scozia continuano a dire problemi di indipendenza. È un problema, è una crisi di identità, perché l'Unione Europea, che oggi è uno dei pillars di stabilità mondiale, non è riuscita a comunicare una visione né un'identità forte al cittadino. Siamo tutti cittadini europei per legge, ma non lo sappiamo bene che significa. La nostra partecipazione è solo ogni 5 anni con un voto che facciamo. È mancata questa parte di identità. Secondo me, se non riusciamo a chiudere questo gap, l'Unione Europea non può andare avanti. Nicolas, c'è stato qualche anno fa un Mario Draghi, governatore della Banca Centrale Europea, che quando ha visto in pericolo l'euro ha detto: faremo tutto quello che è possibile per salvare l'euro. È stato fatto, ci sono ancora delle difficoltà, ma sicuramente per il momento perlomeno la zona euro rimane insieme. Sì. Chi potrebbe mai, diciamo, fare quello che ha fatto Draghi, avere comunque il peso politico che ha avuto in questo caso Draghi, non solamente politico ma anche ovviamente sul fronte economico eccetera, però il peso politico, il peso proprio di dare un messaggio a tutti: non disgreghiamo questa Unione Europea, che comunque esiste da tanto e tanto ha aiutato, come stava ricordando poco fa appunto sicuramente il discorso che ci sono state delle guerre in questo periodo che sono state comunque, diciamo, superate, in ogni caso essendo uniti fa la differenza, così come la crisi degli ultimi anni in ogni caso ha aiutato a fare parte di un'Unione Europea. Vediamo anche quello che, insomma, si dice in Italia, anche l'Italia spesso, no, si sente dire magari usciamo anche noi perché l'euro eccetera, l'Unione Europea, ma cerchiamo di spiegare proprio in chiusura quelli che sono i benefici di questa Unione Europea e soprattutto appunto chi potrebbe mai avere un polso così forte. Beh, noi dobbiamo adesso portare, è una decisione del cittadino, ma il problema è che ancora abbiamo delle nazioni dentro l'Unione Europea che non vogliono dare tanto potere all'Unione Europea.
a livello di sovereignty, di sovranità nazionale. Ci sono altre, se tu vai in Italia molta gente si sente molto più europea che qui in Inghilterra. Però la decisione ormai è di dire, adesso che siamo riusciti a creare una pace, un mercato unico e una moneta unica, dove vogliamo andare come Unione Europea? O andiamo a una Unione Europea più federale, non possiamo mantenere lo status quo. E l'altro scenario è rompere l'Unione Europea. Rompere l'Unione Europea è uno scenario dantesco, secondo me. Allora, la decisione adesso è secondo me di fare un'Unione Europea più democratica dal punto di vista di potere, che il cittadino entri molto più coinvolto politicamente in questa Unione. Il problema che abbiamo, come hai visto in Spagna, la instabilità totale della democrazia, nel senso che non hanno potuto formare un governo dopo tanti mesi, che vuol dire che il paese stesso non ha un sistema politico sufficientemente potente oggi da poter formare un governo, neanche se te lo chiedi il re della Spagna. Conclusione è che adesso dobbiamo passare al che il cittadino si senta più europeo e chieda anche, dalla parte ovviamente del cittadino, di creare un'unione dove tu puoi votare al presidente dell'Europa. Certo, questo è un altro punto importante. Un'ultima battuta proprio per concludere invece. Dovesse esserci un voto per la Brexit, molti dicono poi la Gran Bretagna potrebbe comunque rinegoziare quelli che sono i vantaggi dello stare in Europa e appunto lasciare fuori gli svantaggi dello stare in Europa. Pensate che ci possa veramente essere questa possibilità? Tutto è possibile, dipende dalla situazione della Germania, degli altri paesi. Sai che c'è bisogno di unanimità totale quando fai... Ma secondo me adesso l'Europa deve decidere che se tu vuoi uscire tu esci con tutte le conseguenze, perché se no tutti potrebbero incominciare a uscire, la Polonia, certo. Incominciare a chiedere, e allora non abbiamo più niente. Secondo me crolla l'Europa, secondo me dobbiamo dare una lezione al United Kingdom di dire, se vuoi uscire prendi tutte le conseguenze che porta all'uscire dall'Unione Europea. Proprio per non creare un precedente in cui poi si arriva alla negoziazione, questo certo. Forse è il rischio maggiore. Nicolas, la ringrazio davvero per essere grazie, stato con Angela. Noi, Nicolas De Santis, presidente Goldman Sachs International, grazie per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito in questo speciale Classe NBC.